Bentrovati amici a Casa Rinaldi, appuntamento con la musica italiana e oggi un altro nuovo amico andiamo a conoscere insieme. Con noi e per voi vi presento lui, Germano. Ciao Germano Parisi, bentrovato. Ciao, ciao, grazie per l'invito, è un piacere di conoscerti. Grazie a te intanto di aver accettato il mio invito, il nostro invito, e quindi adesso hai tante cose da raccontarci, perché innanzitutto dietro di me c'è il video della canzone che ci stai presentando. E il brano si intitola Se tornassi adesso, e già ha tutto un programma questo titolo, no? È un video minimal perché ci sei tu su un divano, poi ricoperto di plastica, che Sì, ci la sono dice lunga. E poi. lenzuola, sì, che coprono tutti gli oggetti della stanza e lei, la ragazza, la modella Alessia, che ha partecipato al videoclip, che gira alla ricerca di qualcosa che non c'è più in effetti. Perché Perché se n'è infatti andata? proprio nella scena che c'è adesso, si tira via il telo, non c'è più il divano, non c'è più nulla di quello che c'era prima. E Quindi cosa insomma, c'era prima? prima c'era un sentimento, un amore che era probabilmente un grande amore e che poi nel momento in cui è finita male ha provocato un dolore così forte da rendere tutto cenere, rendere un po' tabula rasa e non dare margini di speranza. Ah, Ecco, quindi già ci siamo giocati una domanda che mi ero preparata, ma poi te la rifaccio uguale perché adesso andiamo avanti. Germano Parisi è un cantautore, un producer, vocal coach, con all'attivo davvero tante partecipazioni nei talent nazionali con i tuoi allievi, perché Germano Parisi è anche un prof, tanto per essere chiari e diciamola pure come stanno le cose. Hai partecipato a The Voice, X Factor, Amici, Sanremo Young, Castrocaro. Beh, praticamente incontri un sacco di ragazzi. Sì, ho questa bellissima fortuna di fare musica e di conoscere tanti, tanti ragazzi e ragazze col mio stesso sogno, bravi, talentuosi, volenterosi, col fuoco dentro. Che poi il sogno non ha età, no? Mai. Più i ragazzi, dimmi. Quando scegli di vivere di arte è fantastico perché non c'è età e c'è sempre una meta, un sogno, qualcosa da raggiungere ed è entusiasmante così. E poi quando vivi di arte ti risvegli magari di notte con la lampadina che ti si accende, hai finito di dormire perché hai da creare, vero? Hai ragionissimo ed è sempre stato e sempre sarà di notte, anche le prossime canzoni che usciranno, cioè, anche perché è un momento strategico fondamentalmente, è quello dove tu sei finalmente con te stesso. Chiaro, non c'è più il telefono che squilla, non ci sono impegni lavorativi, ti metti con te stesso e nascono cose. Vedo lì a fianco alla tua destra, non so se adesso quella è la destra perché abbiamo È il la mia destra. pianoforte, alla tua Sì, destra, il pianoforte. sì, sì. Suonami il ritornello di Se tornassi adesso. Ah, giusto che Ci sta, dai. ci sta, quella è mi minore. Come partivo? Cerchi qui, cosa cerchi adesso? Bene, 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 poi. Ora ce l'ho. Bello, mi piace, mi piace. Il bello della diretta, ragazzi, con la Rinaldi qua non si sta mai tranquilli, sappilo, Germano, che io sono così. Sono diventato rosso perché sono molto timido, quindi sprovvista. Germano, allora, innanzitutto, parlaci del brano. Se tornassi adesso, come nasce? Tornassi adesso, nasce di notte, non l'avresti mai detto. Va, ma va, cioè io veramente la vedo lunga. Sai cosa? In effetti non è una canzone autobiografica, però sai, chi di noi non ha vissuto almeno una volta nella vita una delusione d'amore? Allora, volevo scrivere una canzone d'amore, che parlasse di una delusione che è talmente forte, ecco quello che dicevamo prima, da annullare anche la speranza di un margine di ritrovarsi. E sai perché nel momento in cui esterni una canzone, si esterna una canzone, vuoi che sia un po' di tutti. Vuoi che un po' tutti possano ritrovarci dentro. E quindi c'è un 80% istinto, che è l'istinto, diciamo, della creazione, e il 20% poi c'è quel ragionamento che ti fa costruire, mettere i pezzi al posto, credo, Il immagino, spero, puzzle praticamente incastro. esatto, che fa nascere poi una canzone. Esatto, c'è comunque uno studio a supporto della creatività, ecco.
E quindi nasce di notte questa canzone. Se tornassi adesso, cosa succederebbe? Ci potrebbe, hai detto che non, quando una cosa è chiusa, ma quel margine dello 0,0,1% tu non lo lasci? No, appartiene credo veramente alle casistiche dei miracoli, credo, nel senso che poi sai cosa si dice quando si chiude una porta, dai, spesso si apre un portone. E tant'è vero che la musica utilizzata è comunque una canzone ritmata, una canzone che ha delle esplosioni con forza, anche con rabbia, quindi non è, sai, la classica canzone d'amore malinconica, uno si aspetta una canzone triste, lenta, no? Invece il senso è proprio, credo, in quell'energia. Cioè, ok, non c'è più nulla, andiamo avanti. Andiamo avanti, quindi cerchiamo anche sempre di credere in noi stessi, no? Se abbiamo preso una decisione, probabilmente perché quella decisione doveva essere presa. Se tornassi adesso è una canzone, come diceva Germano, che viaggia su sonorità pop electro. Quindi ci sono pianoforti che si incontrano con chitarre, è una bella musicalità veramente. E c'è anche un album, no? Questa canzone anticipa un album. Sì, anticipa più che altro una serie di singoli che usciranno con cadenza, diciamo, ogni mese e mezzo. C'è questa ricerca, ecco, proprio del cantautorato italiano, però legato ad ambientazioni più electro ambient chill in alcuni casi, come il prossimo che uscirà. E probabilmente poi alla fine di questa, diciamo, delle varie uscite, probabilmente poi raccoglierò tutto in un album. Adesso mi piace ragionare, diciamo, a pezzi, ecco, a singoli. Ma tu sei uno che vive la giornata o programma? Programmi. No, programma. Certo, quando ero più ragazzo vivevo molto, molto la giornata, ma già ti dirò, è bello vivere la giornata perché poi la vita è una sorpresa costante. Però quando entri poi in determinati meccanismi, in determinate situazioni, poi è importante la programmazione, proprio nella gestione degli spazi più che altro. Ci Sì, deve essere. anche perché giustamente ci sta. E adesso con i tuoi ragazzi, che professore sei? Ma sono. Mi chiamano Germano, chiaramente, quindi, cioè, te la dice lunga questa. Sono spesso anche molto più bambino ed loro. entusiasta di loro, sì, perché ho sempre visto un po' la musica come un gioco e voglio trasmettere questa mia passione a loro, proprio in questa accezione più giocosa, di non fargliela vedere mai come fosse un'imposizione o un lavoro come un altro, cioè cercando sempre di capire che si è privilegiati a poter fare musica e poter provare a cercare anche di vivere di musica. È un bel privilegio. È davvero un bel privilegio. Ma ti è capitato di magari incontrare dei ragazzi o ragazze che poi a un certo punto hanno detto no, no, non fa per me? Sì, succede. Succede quando poi si approccia in maniera più hobbistica, o anche quando ci sono delle aspettative troppo alte, o quando si vuole il tutto e subito. Spesso Non si capita. può. Che molti sono convinti di molte persone, molti ragazzi a cui poi faccio il lavaggio del cervello, sono convinti che dopo aver studiato mezza canzone sono già pronti per palcoscenici importanti nazionali, ma dietro c'è tanto, tanto, tanto lavoro, tantissimo. Ed ecco perché è anche un grande coach Germano Parisi. Se tornassi adesso, dunque, il video dietro di me è disponibile sul canale YouTube e su tutti gli store digitali Rotazione Radiofonica, questo brano davvero molto molto bello. E sappiatelo che se decidete di andare poi non si ritorna indietro, come dice Germano. Ti è piaciuto? Grandissimo, Drastici. così. Grazie Germano di essere stato con noi, buon Bene, lavoro, ragazzi, bellissima bocca al intervista, lupo. grazie e Ciao. buon proseguimento.